Lavoro, e a proposito, sempre a proposito di emergenza Covid, vediamo qual è stato l'impatto sui nostri conti pubblici, quali potrebbero essere le prospettive di crescita per il nostro paese. Lo facciamo con il nostro fact checking del venerdì in collaborazione con la voce.info. Saluto quindi la professoressa Alessandra Casarico, economista della Bocconi e coordinatrice della voce.info, che è collegata con noi via Skype. Benvenuta professoressa. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, professoressa, partiamo subito con il cartello che abbiamo fatto preparare dalla grafica. Allora, vediamo un grafico, i dati del PIL italiano che è confrontato a quello di Francia, Spagna e Germania. Commentiamolo insieme. Esatto, dunque questo grafico ci mostra il crollo del tasso di crescita del PIL tra il 2019 e il 2020 e le previsioni di ripresa per il 2021. Sulla base delle stime più recenti del Fondo Monetario Internazionale che, come diceva lei, ci consentono un confronto tra paesi. Secondo queste stime il tasso di crescita del PIL italiano sarà del meno 10,6% nel 2020, peggio di noi fa solo la Spagna, mentre le previsioni per il nostro paese danno un recupero per il 2021 con un tasso di crescita del più 5% in linea con quello degli altri paesi dell'Eurozona. Professoressa, ma secondo lei questi dati... Continui, mi scusi. Prego. Diciamo che il governo è stato parzialmente più ottimista nel quadro macroeconomico programmatico presentato nel recentissimo documento programmatico di bilancio e ha fissato questi numeri a meno 9 per il 2020 e più 6 per il 2021. Ecco, le volevo chiedere, ma secondo lei questi dati sono ancora attendibili, validi alla luce di questa recrudescenza dell'epidemia? Sono i dati più recenti che abbiamo a disposizione e diciamo per il 2020 sono relativamente consolidati, sono più incerti per quanto riguarda il 2021 e sicuramente l'andamento dei contagi, dei ricoveri avrà un impatto sulle previsioni. Il governo stesso all'interno del documento programmatico di bilancio prospetta un cosiddetto scenario avverso di recrudescenza del virus in cui i contagi accelerano, i ricoveri accelerano e il momento in cui avremo il vaccino a disposizione si sposta avanti nel un impatto certo sui numeri che abbiamo visto prima e quindi, ovviamente saranno in peggioramento. Quindi i dati potrebbero peggiorare. Passiamo allora al secondo cartello sulla produzione industriale di Italia, Germania, Stati Uniti. Quali sono i fattori, professoressa, che hanno consentito al nostro paese di recuperare meglio delle altre due potenze? Ecco, esatto, questo grafico ci mostra il crollo della produzione, dell'indice di produzione industriale nei mesi del lockdown e la sua ripresa. E in particolare nel mese di luglio e agosto vediamo che l'industria italiana sembra essersi comportata meglio rispetto a quella di Germania e Stati Uniti. Non è facile individuare una singola ragione per la miglior performance italiana. Una possibile spiegazione è la diversa composizione settoriale dell'industria italiana rispetto agli altri paesi. Sappiamo infatti che non tutti i settori sono stati colpiti allo stesso modo. Per esempio, in base ai dati Istat, sembra che i settori del tessile e dell'abbigliamento siano stati particolarmente positivi, siano andati particolarmente bene nel mese di luglio-agosto, mentre per esempio per Germania e Stati Uniti l'automotive non è andato particolarmente bene, ha registrato dei segni meno e questo ha avuto un impatto sulla performance competitiva dell'industria tra i diversi paesi. Passiamo adesso al terzo cartello. La mancata crescita, professoressa, ha avuto evidenti effetti negativi sul nostro debito. Lo vediamo, rapporto debito-PIL quest'anno al 158%. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha detto che parte del recovery fund potrà essere utilizzato per abbattere il debito. Che cosa ne pensa? Allora, il numero che lei ha mostrato prima è appunto il rapporto debito-PIL previsto per il 2020 in Italia. Si associa anche a una prospettiva di ritornare ai livelli pre-Covid nel decennio a venire. Questo peggioramento dei conti pubblici è aumentato di circa 20 punti percentuali il rapporto debito-PIL in Italia. Non è ovviamente solo in Italia, il Covid ha colpito le finanze pubbliche di tutti i paesi e questo peggioramento è determinato dal crollo del PIL, che sta a denominatore, come dicevamo prima, ma anche da un incremento del deficit e quindi della differenza tra spese e entrate, perché le politiche che abbiamo messo in campo per cercare di contrastare gli effetti recessivi del Covid sono state tali da peggiorare il nostro deficit.
Questo peggioramento, come dicevo prima, non è solo in Italia, riguarda tutti i paesi europei, non ci sarà nel 2020 nessun paese che avrà un surplus di bilancio e tutti Certo. saranno lontani dal 3% del PIL. Ora, è importante tenere a mente che noi partiamo da un livello di rapporto debito-PIL molto elevato, è la caratteristica della nostra finanza Certo. pubblica, e questo ha limitato i nostri interventi, diciamo, in senso anticiclico. Ovviamente. Sarà fondamentale Siamo più vedere svantaggiati rispetto agli altri paesi, questo è il senso. Un punto peggiore. E come diceva lei prima, sarà importante vedere quali sono le manovre che verranno messe in campo nel quadro del programma nazionale di ripresa Riforme. E resilienza e quanto pro crescita saranno. Che dovremo presentare a Bruxelles. Grazie, grazie esatto. Alessandra Casarico, professoressa, grazie per essere stata con noi. Buon lavoro, ma adesso andiamo a